Signori, per cortesia, perché qui stiamo dicendo una cosa importantissima per la manifestazione e per tutti noi. Allora, Greta, mi racconti velocemente, cioè velocemente, se ci racconti esattamente quello che fate, qual è la vostra mission? Allora, buonasera a chi è rimasto. Spero che restiate per ascoltare Serena Rossi, che è una cantante meravigliosa. Che ha deciso di regalarci la sua voce, canterà qualche canzone per sostenere la nostra associazione. Io sono un'attrice, però sono entrata in contatto con l'associazione animalista Anime di Strada, che è un'associazione della provincia di Caserta che si prende cura dei cani randagi, appunto, di quella provincia. Io speravo che ci fossero le fondatrici, che però purtroppo in questo momento ancora non sono arrivate. Che vi devo dire? Questa è un'associazione che mi sta molto a cuore, che io conosco molto bene, perché sono delle persone che fanno altro nella vita, però vivono e sono veramente appassionate di animali e si prendono cura di questi cani randagi, e lo fanno solo ed esclusivamente perché hanno un enorme amore per loro. Non volevo tediare le persone ad ascoltare. Raccontiamo, perché forse non è sempre comprensibile quanta forza ci vuole per sostenere questi animali quando vengono abbandonati, perché non è soltanto una questione di il cane, trovo il cane, lo salvo, gli do da mangiare, lo curo, ma c'è anche un aspetto psicologico. Io ho avuto nella mia vita la fortuna di aiutare due volte due cani che erano stati abbandonati, e la cosa incredibile non era tanto il fatto di averlo salvato, ma era proprio vedere un essere che aveva un problema psicologico dal trauma ricevuto. Non è vero che sono animali tra virgolette che li prendi e poi dopo si salvera, cioè in qualche modo poi alla fine no, hanno proprio un trauma come potremmo averlo noi dall'abbandono di una persona o dalla morte di una persona. Perché mi ricordo il mio cane pastore tedesco che abbiamo salvato, abbandonato per 20 giorni, non si riusciva ad avvicinarlo in nessun modo, ci è voluto tutto un lavoro. Quindi nessuno meglio di te che lo stai seguendo, ma chi l'ha vissuto, guardate che salvare un cane o un animale, adesso noi parliamo di cani perché è più facile abbandonare i cani, però immagino che Anime di Strada salverà poi anche una volpe piuttosto che un uccello ferito, una capra, però i cani in particolare che vivono in simbiosi con noi, salvare un cane è una vera opera di bene, proprio vera, come a un essere umano. Non figuriamoci tutti gli animali, ma il cane in particolare. Ora dici, loro sono, quindi dicevi, sono a Caserta? A Caserta hanno un rifugio. Ok, vai, spiegaci questo. Loro in realtà non hanno ancora i fondi per costruire questo rifugio, quindi tengono gli animali in alloggi di fortuna, nelle proprie case fondamentalmente. Loro mettono a disposizione le loro case, i loro giardini, e in questo momento hanno parecchi cani. E per loro ovviamente è molto complicato prendersene cura, perché sono pochissime persone e hanno pochissimo spazio, quindi la mission è costruire un rifugio. Loro hanno anche individuato il posto più adatto, perché ci sarebbe questo terreno con una vecchia stalla che andrebbe soltanto ristrutturato e poi omologato, e quindi diciamo fondamentalmente io mi spendo e faccio di tutto affinché loro possano avere dei fondi, primo, sia per costruire questo rifugio, secondo per comprare un furgoncino omologato per poter, per loro fanno le staffette, una volta che recuperano i cani dalla strada li rimettono in sesto, li curano e poi dopo li trasportano dove sono le famiglie adottanti, ammesso che le trovino. Quando le trovano, loro fanno le staffette per tutta Italia, quindi c'è bisogno di, appunto, di questo, del furgoncino. E soprattutto io voglio che l'associazione venga conosciuta, perché chi ha bisogno, chi veramente ha bisogno di avere un animale, chi vuole avere un animale, può rivolgersi a loro. Loro hanno un sito che è sempre aggiornato, che è animedistrada.org, ed è e ci sono, insomma, è una piattaforma in cui c'è molto casino. Allora scusate, mentre c'è